Secondo la procura, i quattro arrestati dalla Digos di Bari raccoglievano denaro nella comunità locale per conto di un imam già in carcere in Albania per aver inviato in Siria decine di combattenti. Era un emissario dell'imam Gensi Balla Abu Rahim ad attendere il denaro in Albania. Glielo consegnava in contanti uno degli arrestati, rientrato giusto ieri dall'ultima di una dozzina di missioni oltre Adriatico. Banconote sufficienti a riempire un borsone spedito ogni 2 mesi a bordo di un camion. Tutta questa raccolta di denaro non era finalizzata ad attività caritatevoli, ma di sostegno alle persone che ruotano attorno all'imam in questione. Un altro degli arrestati si era da poco trasferito in provincia di Cuneo, 3 arresti in Puglia, braccianti e nel tempo libero promotori, emissari, animatori di una colletta poco caritatevole. Nelle chat messaggi politici inequivocabili. L'Ucraina, terra di conquista dell'Occidente interessato al gas. Il coronavirus definito soldato di Allah, creato per punire l'Occidente. Da qui il nome dell'operazione della DDA Barese, soldato invisibile.